Buongiorno, allora. Complice a sto giro, sono le Lenziok. Prendo gli appunti, devo dire che tra una e l'altra questa qui. Allora, questo qui è l'iPad in questione per le entrambe, eccetera. Ho preso la Decathlon ed è della Quechua da 06. Lore, mi hai perdonata per il fatto che non sono venuta alla festa di tutto il tuo compleanno? Sì. Buongiorno, allora, niente, oggi è lunedì. Scusatemi questa ripresa così molto bruttissima. Niente, io sto andando ai parcheggi, ho finito l'incontro che dovevo fare oggi in università, domani ne ho un altro e da mercoledì si ricomincia veramente. Sto morendo. Dicevo, più che altro che veramente qua, cioè, sono cantieri su cantieri e per parcheggiare ho veramente parcheggiato, cioè, inculata. Comunque raga, cioè, oggi, cioè, questo è il mio outfit, sono vestita completamente di nero, non so perché mi sono svegliata così oggi. Però devo anche andare a risolvere un problema con il beige universitario, perché mi si è smagnetizzato e quindi praticamente non ho il parcheggio, che è convenzionato tra l'altro con l'università, non posso entrare perché mi funge. Che due coyotes. Vabbè. E niente. Comunque, devo risolvere assolutamente questa cosa, mi arriverà tipo dopo un mese sto beige, perché è la seconda volta che mi si smagnetizza. Sono scioccata dalla mia vita, perché non è possibile che anche a quest'ora io trovi traffico. Cioè, sono veramente allibito, ho detto passo per una strada dove comunque sia, aspettate che sono qua, veramente non me la cavo più. E niente, nonostante tutto sto trovando casino. Comunque devo andare a fare un po' di commissioni e poi oggi pomeriggio voglio programmare veramente la mia vita da qua fino a novembre dell'anno prossimo. Arrivata, la mia roba. Oh, ovviamente io butto sempre per terra le borse, cioè disagio. Chiavi, questo. Vado a prendere queste lentine perché altrimenti davvero mi dimentico. Io comunque vengo sempre qua al centro Sarta, insomma, e perché ho l'ottico qua di fiducia, ma ci vado veramente da anni. Allora, devo prima cercare le chiavi di casa. Io qua con tutte queste chiavi sto impazzendo, ve lo giuro, cioè potete capire. E meno male che ho tutti questi cordoni qua che tengo, perché altrimenti non lo so che farei. La sincera verità. Io so che c'ho un ciuccio attaccato. Ok, eccole qui. Provate, così almeno non devo far fatica dopo quando arrivo. Perché veramente poi mi rompo le balle. Anzi, che poi tanto adesso devo andare in università perché non mi... No, sì, ve l'avevo detto. Ho avuto un problema con il beige. No vabbè ragazzi, sto lunedì inizia malissimo, cioè sono tipo le quasi le 4 e io sono appena uscita dalla segreteria per risolvere quel problema. Non ho mangiato, non ho pisciato, non ho cagato, non ho fatto ancora niente. Tra l'altro vabbè, ne approfitto per farvi vedere l'outfit of the day. Questo molto easy, total black con sto calavores.
Buongiorno. Oggi mi sono voluta truccare un filo e mi metto questo profumo qua che sto testando di Vrochet, che mi piace un botto questo. Sono un po' too much, però comunque questo qui è il trucco. Ho deciso comunque sia di rimettere un filo di riga di eyeliner, anche se non ho fatto la linguetta perché non c'avevo voglia. Mi stavo dimenticando, come scarpe metto le Converse dopo, prima di uscire. E niente, questo è un outfit semplicissimo. Questo pantalone qua l'ho preso nei saldi quest'estate. Questo qui di Zara Kids, ma è vecchissimo. Penso di averlo preso manco a Milano o da qualche altra parte. E niente, qua sotto un crop. E basta, metterò la giacca di pelle. Niente, io sono in macchina, il tempo attimo di aggiustarmi parto. E stamattina ce l'ho alle 10 la plenaria, però saluto un attimo Marco che oggi è pomeriggio e poi vado, insomma, e poi ci si rivede per pranzo. Poi penso che ritornerò a Milano a studiare, perché volevo rimanere a Monza, però non sono molto convinta di questa cosa, non me la sento ancora, tanto comunque c'ho tutto l'anno per rimanere a Monza. Niente, vado a fare due commissioni, io sono di nuovo a Milano. Oddio, commissioni fatte, sto tornando a casa. Ho dato una spuntata anche ai capelli, a dir la verità. Non si nota, ma li ho sfoltiti un sacco. Solo che li ho fatti asciugare normalmente, lisci così, perché dopo vado in piscina. Che praticamente ho tagliato i capelli. Io non so se si nota. Adesso ho intenzione di fare una cosa, ho intenzione di fare la tinta, però prima di fare la tinta, perché ho deciso che queste cose inizierò a farmele un po' da me per risparmiare, insomma, e niente, me li ha sfoltiti un sacco perché non so se si nota, cioè ho veramente pochissimi capelli, ma proprio pochi pochi. È bellissima sta cosa, non potete capire quanto, perché mi sento proprio con la testa leggera. Poi vabbè, me li ha comunque stirati un po', quindi sono molto lisci. Però, cioè, è pazzesco. Però non so se si nota la differenza comunque di colore che c'è. Io volevo comunque appunto fare un castano scuro per poter coprire tutta questa cosa. Adesso vi spiego anche come. Però, prima, volevo dirvi che mi sono comprata di nuovo il siero. Perché così almeno appunto per il prossimo trattamento che farò, anche se adesso ancora non mi è finito, ancora non mi è finito quello, quindi continuerò ad utilizzarlo, però in tal caso io ce l'ho di riserva perché l'ho pagato 23 euro anziché 30. L'ho preso con lo sconto della Valentina della Rotten e quindi insomma sono stata molto contenta di questa cosa. Da acqua e sapone sono andata e sotto consiglio della mia amica Federica, oh cazzo, ho fatto un casino. Avevo preso questa tinta che si è spatasciata completamente, ok? Ne ho presi due perché non sapevo effettivamente quanta tinta dovevo fare, quindi ho detto evitiamo, prendo questa e vediamo insomma com'è. Allora, intanto questa qui è una linea praticamente colorazione 100% vegetale, si chiama appunto della Garnier Color Herbalia. Polvere al 100% vegetale infusa con oli essenziali, riflessi naturali e luminosi, colore a prima i capelli bianchi, risultato che dura a lungo, va bene. Allora, io i primi capelli bianchi ancora non li ho, grazie a Dio. Fatto sta che comunque qua dice che non è una classica colorazione, non schiarisce i capelli e non copre i capelli bianchi come una classica colorazione, si armonizza con il colore che hai in questo momento e arricchisce i tuoi capelli di luminosi riflessi naturali. Poi vabbè, dice anche che i capelli sono leggermente visibili e volevo farvi vedere, aspettate, perché all'interno ci sono i guanti, la cuffia, la polvere 80 grammi, trattamento nutritivo 60 ml, poi le istruzioni d'uso, perché praticamente c'è, cioè, questa cosa è una figata, si miscela con l'acqua calda ed è appunto al 100% naturale vegan. Un attimino gli ingredienti. Allora, diciamo che qual è la fonte? Indigo, enne, olio di cocco, olio essenziale di patchouli, che non so cosa sia, olio essenziale di menta peperita e olio essenziale di bergamotto. Buongiornissimo, oggi così. E niente, si va. Buongiorno, allora oggi è mercoledì, tra l'altro io spero di aver parcheggiato in un posto in cui si può parcheggiare.
Altrimenti rimango un po' inculata. Boh, speriamo. Niente, sono venuta su prima. Comunque sono perfetta. Cioè, anche se parto tipo alle 8:10 da casa, alla fine per le 9 ci sono. Ma tanto comunque penso che verrò prima, perché cioè è un disastro qua al parcheggio, veramente. Una cosa che vi volevo dire, niente, adesso io vado su a studiare un pochettino prima, perché così almeno mi organizzo un po' la vita. E niente, ci aggiorniamo più tardi. Niente, io sono uscita, adesso torno a casa che vado a prendermi le tazze dell'Esselunga. Fa caldissimo, mamma mia. Veramente sto morendo. C'ho la faccia che oggi doveva piovere, probabilmente pioverà domani. Mamma mia. Buonasera, allora niente, io sto tenendo in posa la tinta, dopo dovrò sciacquarmi e boh, vediamo che cosa viene fuori, io spero solo vivamente che non siano verdi. Ragazzuole, eccomi, piccolo aggiornamento e poi scappo a mangiare. Allora, i capelli sono questi, peccato che sia sera e che effettivamente l'effetto non riesco a vederlo fino a domani mattina, insomma sotto la luce del sole o comunque con la luce del giorno. Dalla videocamera e con la luce bianca, che comunque sia, penso che sia abbastanza reale. Non lo so, si sembrano schiariti invece che scuriti. Infatti sta cosa è un po', cioè non lo so. Però vabbè, cioè nel senso, sicuro non sono verdi, perché a me non pare, però si sono proprio, è come se fosse spuntato il biondo. Quindi vabbè, nel senso, se continueranno a schiarirsi cose così, perché è un marrone, ma è un marrone, doveva essere un castano scuro, però in effetti vabbè, rispetto al nero ci sta. Cioè questo qui è il nero, se voi guardate qua, vedete, ci sta che questo sia castano scuro. Ragazzi, allora, buonasera, oggi è, non mi ricordo neanche, giovedì 3. E niente, io alla fine oggi non ho vloggato niente, ma perché sono stata all'università fino alle 6 e passa e niente, poi sono stata su da Marco perché appunto c'erano sua sorella e il marito, quindi sono tornata a casa, cioè letteralmente il tempo di andare in bagno, ho cenato e sono le 9:30, cioè sono tornata tipo mezz'ora fa. Volevo aprire un pacco con voi. Allora, le lentine a contatto, e questo qui è appunto il, come si dice, questo è il marchio. E tra l'altro che carino questo packaging fatto così. Oh, wow. Allora, le ho scelte molto semplici a sto giro, sono le lens Circle, si chiamano Circle, come l'ho detto. Comunque c'è questa cosa leopardata, super. Comunque volevo farvi vedere un attimo. Allora, aspettate, vediamo se riesco a capirci qualcosa. Queste qui, esatto, qua vi spiegano come si aprono. Questo è un altro sito proprio, dove tra l'altro loro mi hanno contattata penso una settimana fa e sono già arrivate. Che carino, mi hanno mandato anche la custodia fatta così. Volevo cercare di farvele vedere, comunque le ho scelte, vediamo se si vedono, marroni, una e una due. E poi me ne hanno fatto scegliere un altro paio, queste mi sa che sono più o meno simili, diciamo così, perché ve le faccio vedere. Ma no, queste sono fighe, però sapete che io ho avuto il mio periodo in cui mettevo queste robe, però adesso è un po' passato, ma comunque. Ah, queste qui, esatto, queste hanno l'effetto un po' più naturale, non so se si nota la differenza. Fatto sta che aspettate, eccola qua. Se io faccio così, vedete, questa è proprio più marcata, invece questa proprio meno. Niente, domani mattina voglio provarmi queste, perché adesso non ce la faccio con gli occhi. Cioè veramente sono tutta sfasata e mi fanno malissimo. No, bellissimo anche il fatto del packaging. Cioè sono super ste cose. Niente.
Ragazzi, io sono stanchissima. Cioè, devo andarmi a lavare, devo stampare, devo fare un botto di roba ancora. Sono le 9:30 e io domani alle 9 devo essere in università, ma dovrò essere prima perché domani è venerdì, quindi significa che non ci sarà parcheggio, sarà un casino. Mi trucco e vado. Vi faccio vedere l'outfit velocemente. Le scarpe che metterò saranno le francesine. Oggi è venerdì, questo qui è un cardigan che mi aveva regalato tipo mia mamma l'anno scorso, ma ho detto lo metto, se no non lo metto più. Ne approfitto ancora di mettere i crop, perché sono gli ultimi giorni. E questa qui, cioè, questo è un pantalone morbido di Zara, se non erro. Niente, con le tasche. La parte bella sono queste cose qua, vedete? Le rifiniture. Raga, buonasera, oggi è venerdì, non ce la posso fare. Sono tornata a casa mezz'ora fa e sono le 7:30. E alle 8:30 mi devo vedere con la mia compagnia. Non ce la posso fare. Comunque, dato che su Instagram mi state facendo una marea di domande, che poi a dir la verità, cioè, sono cose che io alla fine, cioè, ve ne ho sempre parlato, solo che vabbè, probabilmente mi sono persa un pezzo nel tempo. Mi avete chiesto che iPad utilizzo, convertendo gli appunti, eccetera. Allora, questo qui è l'iPad in questione ed è un iPad, come si dice, è l'iPad 2018, se ve lo faccio vedere anche senza cover. Ed è appunto questo qua. Io, vabbè, l'ho preso rosa, da qua non si vede, però è rosa. E niente, insomma, l'ho preso l'anno scorso, tra l'altro, in questo periodo, perché lì a Media World facevano un sacco di sconti. L'ho preso da 128 giga e invece questa cover, dove tra l'altro potete, cioè, lo stand fatto così, potete metterlo anche al contrario e diventa tipo leggio, insomma, potete giostrarvela come volete. Questa parte si stacca ed è la tastiera, che tutta questa roba l'ho presa su Amazon. Ecco. Anche se non faccio vedere il telefono 100 volte, meglio. E poi ho preso appunto anche il pennino, che è originale. Mi avete chiesto appunto pennino originale o dupe. Io ho preso l'originale perché ho letto in giro, comunque mi avete detto in tantissime, che il pennino, il dupe, insomma, dopo un po' poteva nuocere all'iPad, e quindi ho detto, cioè, se prendo una cosa decente la faccio per bene tutte, insomma. E questo qui è il pennino, la cover anche del pennino, che è fatta così, l'ho presa su Amazon. E niente, insomma. E sì, prendo gli appunti al computer, ormai li prendo così. Adesso vi faccio vedere un esempio, per esempio. Questa è la materia che sto preparando adesso, però non c'entra un cacchio. Aspettatene, tipo, questa è psicologia clinica ed è fatta così, vedete come diventano. Io comunque scrivo su Word, una volta salvato il file, eccetera, me lo metto in formato PDF e poi appunto me lo stampo. E ho deciso che psicologia clinica, dato che la devo dare a dicembre, la stamperò volta per volta, insomma. E quindi così almeno, perlomeno, durante la settimana, l'ora prima di iniziare, leggo, comunque si approfondisco un attimino. Un'altra domanda che mi fate è riguardante tutte queste borracce. Allora, se mi conoscete, sapete che io sono molto amante delle borracce. Ultimamente ne sto portando due, tutto questo perché ho il beige universitario che si è smagnetizzato, quindi non posso neanche ricaricare con l'acqua, perché noi con il beige abbiamo la possibilità di ricaricare fino a 2 litri al giorno con una macchinetta.
beige smagnetizzato, non posso farlo. In più dovrei spostarmi di edificio, adesso inizia a fare freddo, un po' la pigrizia, un po' tutto quanto. Faccio fatica anche a parlare. E alla fine ho deciso di portarle entrambe. Devo dire che tra una e l'altra, questa qui, che ho preso da Decathlon ed è della Quechua da 06, è più leggera. Contate che questa è finita ed è da 500, questa appunto è da 06. Questo qui è stato un regalo di alcuni miei amici per i miei 25 anni. Quindi, insomma, so che loro l'hanno comprata alla Rinascente e niente, insomma, appunto nel 2017 me l'avevano regalata. So che tiene fino a 12 ore il caldo e fino a 24 ore il freddo, ed è in alluminio, ed è su, cioè io questa l'adoro, veramente l'adoro. È da 500, devo dire che mi piacerebbe averne una da 75 o da un litro. E se riesco vi metto il link di una borraccia in alluminio stupenda che ho visto su Amazon e che prima o poi diventerà mia quella, perché comunque sia, vabbè, adesso ormai il fatto che mi sono preso queste borraccettine me le uso. Poi comunque sia, anche ad un altro evento mi avevano regalato la borraccia da 2,50. Ho detto fa niente, cioè mi tengo quella. E contate che questa qui invece l'avevo presa alla Decathlon, però questa parte è implasticata e volendo c'è questo cappuccettino qui con dentro la cannuccia che io ho levato, cioè non posso più giucciare da qua, solo che questa me l'avevano presa i miei, quindi non c'ero io, non ho visto, loro l'hanno presa un po' così. E niente, a tornare indietro non l'avrei mai presa, però mi piace questa perché è capiente, almeno è da 06, vedete? Io faccio così, la giro e bevo così. Semplicemente, aspetta che per la finisco. E basta. Comunque, niente, secondo me per quanto riguarda le borracce dovete vedere un attimino voi quello che volete prendere, come, non lo so, perché io personalmente preferisco questo tipo di borracce, anche se contate che pesano. Quindi o ve le prendete di varie dimensioni, quindi in base a dove dovete andare, che ne so, vi prendete quella da 75, vi prendete quella da un litro, vi prendete quella neanche da 500, perché a questo punto o fai 500 o fai 75, e allora prendetevi quella da 200 ml o 250, che è ancora più piccolina, più compatta. Dipende dalle nostre esigenze, ovviamente. Niente, ce l'ho fatta a fare questo pezzo di vlog e basta. Non ce la faccio più. Sono stanchissima, ragazzi. Cioè, veramente, questa settimana è stata dura. E settimana prossima sarà peggio. La settimana dopo sarà l'ultima prima del tirocinio. Io mi sento male. Veramente, mi sento male. Però vabbè, lo devo fare. Cioè, mi manca uno step. E niente. Aperitivo. Lore, mi hai perdonata per il fatto che non sono venuta alla festa di tutto il tuo compleanno? Ma è stato un gesto grave, però ripeto, cosa dobbiamo fare? Non possiamo togliere l'amicizia per queste cose, quindi... Bravo Lore, tu passi oltre. Io passo oltre. Ah, voi 5, pure 5. L'hai provato? Ah, l'hai usato. L'ho provato il mio canale. Con il numero 10, Lautaro. Ma perché non lo provi qua ad accendere, no, e collegare al Bluetooth? Per favore, no, vi prego. Vai, Lore. Facciamo cantare Ale? No, non tanto. Quindi... Ah, è carico? È carico? Fagli cantare. Non sono uno che ama troppa attenzione. Madonna, minchia, altro che RGL 102.5, no, proprio serio. Ma posso vedere? Ma comunque cazzo, questo è serio veramente. Sono una figata. Ma non funziona il mio microfono. Shura, Maria, passa. Con il LED. Bellissimo. Madonna, che figata, c'è il figlio del nostro, caro. Cazzo, veramente. Sì. Super. Ragazze, buongiorno, oggi è venerdì e niente, volevo concludere un attimo questo vlog. Niente, io spero che appunto questo video vi sia piaciuto, insomma che questo weekly vlog vi sia piaciuto. Io qua devo riordinare, volevo un attimo riordinare una marea di cose e studiare, quindi non penso che oggi insomma mostrerò più di tanto, perché comunque è sabato e devo anche montare questo vlog, quindi...
niente, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, fatemi sapere se ne volete altri e niente, baci. Oh, 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 oh